una bella vita. Mio padre era anche un allevatore. Però poi, un giorno, sono arrivati i soldati e il capo ha urlato contro mio padre e gli disse di dargli subito il nostro gregge. Ma mio padre non poteva darglielo perché il gregge era tutto per noi, era la nostra vita. E gli disse che questo non era giusto. Però non fece in tempo a finire la frase, perché fu ucciso da una raffica di Kalashnikov. Sono stato perseguitato e minacciato di morte. È per questo che sono qui. Sono dovuto scappare all'improvviso, senza neanche avvisare la mia famiglia. Io sono scappato dal mio paese. Ho lasciato mia moglie e i miei 3 figli piccoli. Ho dovuto farlo perché mi minacciavano di morte. Mio fratello maggiore è stato portato via prima di me e costretto ad arruolarsi. Non so se sia ancora vivo. Faceva molto freddo. Eravamo in 30, vestiti molto leggeri. La notte, per riscaldarci, mentre superavamo le montagne innevate, ci scaldavamo stando vicini, l'uno con l'altro. Eravamo congelati, affamati e stravolti dal lungo viaggio. Eravamo 14 persone, ma uno di noi non ce l'ha fatta, è morto per la fatica e per la fame lungo la strada. E mi dispiace, ma non mi ricordo come si chiamava, mi ricordo il suo viso e la sua voce. Ad alcuni di noi, all'arrivo, hanno dovuto anche amputare le dita. Hanno arrestato mio padre e mio fratello e non abbiamo più avuto notizie, mai più. Io a quei tempi, per paura, ero abituato a dormire sempre sotto il letto e questa è stata la mia salvezza. Quegli uomini hanno preso i miei e li hanno trucidati sotto i miei occhi. Io non potevo urlare perché altrimenti mi avrebbero scoperto. Mi hanno torturato per mesi in carcere con delle scosse elettriche. La mia vita è segnata per sempre. Un giorno, 6 persone sono entrate con forza in casa mia, dove mi trovavo con mia mamma e le mie sorelle. Le hanno picchiate. Io sono stato caricato su una macchina e portato in un bosco. Mi hanno immerso la testa in una pentola piena d'acqua. Dopo mi hanno frustato su tutto il corpo. Ho ancora i segni sul collo e sulla schiena. Poi hanno preso le mie 2 sorelle, le hanno violentate e le hanno uccise. E io dovevo stare sempre in silenzio. E per questo mi sono sentito responsabile di quella violenza, di quelle morti. Io sono stata torturata e torturata ancora a causa delle mie amicizie e della mia appartenenza politica. Dopo 4 anni sono tornati per portare via me. Quella sera io sono uscito a prendere una boccata d'aria, a fare 2 passi. Guardavo il cielo. Loro sono arrivati. Non mi potevano vedere. Ma io ho visto loro, sotto la luce, di fronte alla nostra casa, massacrare tutta la mia famiglia. I militari sono arrivati e hanno incendiato la mia casa. Quando è venuta notte sono uscito dal mio nascondiglio e sono scappato via. Non sapevo più dove andare, non avevo nulla con me, né soldi né vestiti. Sapevo solo che dovevo fuggire il più lontano possibile. Lì è iniziato questo mio viaggio, la mia fuga dal mio paese. I miei genitori e mia sorella sono morti lì dentro. È per questo che sono fuggita. Io non so se li rivedrò mai più, non lo so. Io avrei voluto soltanto vivere, sposarmi, avere dei figli. Niente di più.
Io non riesco più a dormire una notte intera senza ripensare a quelle voci, a quelle urla e a quello strano odore misto di sangue e di bruciato.